Iran, proteste contro il governo, l'abbattimento dell'aereo ucraino riporta in piazza l'opposizione, la folla si dimetta la guida suprema. Libia, il generale Haftar accetta il cessate il fuoco, a Tripoli si fermano i bombardamenti, accuse reciproche di violazioni ma la tregua regge. Conte, primo passo per la pacificazione, la direzione è quella giusta, domani premier ad Ankara, Di Maio, missione in Libia dei caschi blu. Riscoprite e festeggiate il battesimo. Papa Francesco battezza i neonati nella Cappella Sistina. Alle mamme qui potete allattare i vostri figli. Ancora sangue sulle strade, 3 morti a Genova e Fano. L'automobilista colpito dai calcinacci della galleria in Val Camonica, strage sfiorata. Harry e Meghan, la regina convoca un vertice. Domani al rapporto Carlo e i figli, da definire la separazione dei duchi del Sussex dalla famiglia reale. Sci favolose azzurre, trionfo di Federica Brignone nella combinata in Austria, terza Marta Bassino. Il calcio con l'Inter frenata dall'Atalanta, Lazio la decima vittoria, Ibrahimovic trascina il Milan e stasera Roma-Juve. Buongiorno dal TG1, la sciagura aerea di Teheran divide l'Iran dopo l'ammissione di responsabilità nell'abbattimento del Boeing ucraino, manifestazioni di protesta davanti alle università, la folla chiede le dimissioni della guida suprema Khamenei.